Lugana Armonie Senza Tempo. Si è tenuta una maxi degustazione all'interno del nuovo Museo Civico di Salò. 52 produttori e cantine che espongono a un pubblico di appassionati, professionisti e amanti del Lugana il re del Garda, il simbolo del nostro lago Benaco. Lugana conferma di essere quello straordinario vino che è, che in questo momento, peraltro usando un termine brutto ma che calzante, è un vino che va di moda. Per merito dei suoi produttori, di quello che hanno saputo fare nel tempo, hanno fatto sì che questo vino diventasse un po' una chicca nel mondo e per questo è anche un vino assolutamente molto ricercato. La prima DOC in Lombardia è una delle primissime DOC in Italia. Lugana si conferma un vino di gran classe ma soprattutto di grande pregio. Sì, Lugana è chiaramente come hai ricordato bene, una delle prime DOC nate in Italia, perché risaliamo al 1967, quando poche erano allora le DOC. Attualmente Lugana ricopre una superficie di 1100 ettari, stiamo parlando di oltre 10 milioni di bottiglie vendute nel mondo, ma soprattutto parliamo di un prodotto che non ha giacenze, è tutto consumato e praticamente diciamo non riusciamo a coprire le richieste del mercato. Gran successo effettivamente, nonostante la giornata un po' particolare, devo dire che non sappiamo più dove mettere le persone, per cui ben venga questa cosa, vuol dire che penseremo anche a un futuro di questa manifestazione, visto che è così partecipata. Il Lago di Garda offre prodotti unici. All'eccellenza del Lugana si unisce la singolarità del carpione, un pesce che cresce solo nel Lago di Garda e che Slow Food sta cercando di salvaguardare e proteggere. Il nostro obiettivo, insieme agli amici del Lugana che ci hanno affiancato in questa cosa, è di presidiare una specie in estinzione, perché Slow Food si occupa di biodiversità, di salvaguardia del territorio e di ambiente. Quindi ci è sembrato opportuno portare avanti questa possibilità. La ricetta migliore oggi potrebbe essere solo col carpione. Il carpione si fa in tanti modi, io ritengo che avere la possibilità di mangiarne un pezzettino crudo e il carpione, il pesce, solamente al vapore, aperto con un filo d'olio extravergine dal Lago di Garda, sia veramente il massimo.